Nel mezzo del deserto del Sahara, tre sprovveduti sono rimasti catapultati fuori dal loro aereo con cui si dirigevano alle Bahamas per una vacanza. Purtroppo adesso dovranno confrontarsi con l'asprezza del deserto, caldissimo di giorno, ghiacciato e gelido di notte e pieno di mostri. Riusciranno a sopravvivere? Che sete! Che sete! Oh mio Dio! Questo deserto è incredibile! Ogni passo su sta sabbia cocente mi brucia i piedi, il dito medio del piede! Che bruciore! Che bruciore! Chico, che bruciore! Lion! Acqua! Ti prego! Abbi acqua, ti supplico! Non c'è neanche qua sotto, ti prego, ti supplico! La sura, la calura! Ma piove qui almeno! Prima o poi sì, ma vedi, a perdita d'occhio ci sono cactus e basta. Non c'è un cactus a perdita d'occhio. Non c'è l'acqua dei cactus. Sì, ma bisogna imparare ad estrarla. A breve ci arriveremo. Stai tranquillo, cactus, succheremo i cactus. Non ti preoccupare, vabbè. Stiamo delirando, Chico. Cosa vogliamo succhiare? Ora vedo un miraggio, i cactus. Ascolta, fai così. Entra dentro l'aereo con cui ci siamo schiantati mentre andavamo in vacanza alle Bahamas dopo tanti anni di lavoro. E io arrivo subito, non toccare nulla però. Vabbè, stai attento. Ti aspetto dentro, ti aspetto. Devo cercare acqua, Anna. Sì. Anna, oh, l'arsura. Oh, i piedi come brucia. Il deserto durante questi tempi di estate così torrida brusa. Brusa. Devo stare attento, forse sulle ali dell'aereo troverò ristoro. Brusa anche qua, brusa. Brusa. Brusa tantissimo. Anna, come stai, Anna? Vieni qui. Brusa, che vero? Che caldo! Lo so. Per favore, non ce la faccio più. C'ho la sabbia in bocca. Lo so, nei piedi, la sabbia nelle mutande. Io c'ho la sabbia nel sederino. Le scarpe tra le ditine. Quando mi muovo che faccio i passi così, no? La sabbia nelle mutande mi sfrega tutto sul pistolo e fa malissimo. Ascolta. Ascolta, stai tranquilla, ti prometto che da questo schifo ne usciremo noi altri, ne usciremo. Troppo caldo! Molto caldo. Estremo caldo, Anna, estremo caldo. Molto caldo. Allora ascoltami, te ne vai dentro l'aereo anche tu, ok? Attenta a non toccare nulla, adesso vengo anche io, ok? Mamma mia, che disavventura. Non abbiamo manco tanto tempo, perché qui a breve ne arriva il peggio, ne arriva. Ok, amici, allora. Acqua, ti prego, l'hai presa, ti supplico. Non c'è acqua, ma... non abbiamo tempo da perdere, perché la notte arrivano i mostri del deserto, terribili miriadi, numerosi. E non possiamo rimanere chiusi qua dentro? No, è un'idea veramente stupida, quindi subito dobbiamo fare delle cose. Allora, ecco qui quello che abbiamo, c'è l'acqua. Abbiamo l'acqua, signori, ma non la potete bere. Non è per voi, assolutamente non è per voi. Venite con me. Allora, prima cosa di tutto che dobbiamo fare, signore e signori, dobbiamo trovare un blocco di terra su cui piantare il nostro primo sapling. Ma esiste nel deserto, sei sicuro? Dovrebbe arrivare come rifornimento. Vedete che voi avete il tablet. Aspetta, dal tablet mi è arrivata una notifica. Aspetta, mi è arrivata una notifica. Sto controllando. Non siamo mica da soli, signori. Non siamo mica da soli. Ce l'abbiamo, ci sono stati mandati dei rifornimenti. Si è sentito. Si è arrivato. Sì, grazie, Anna, per favore. Guarda, ci è arrivata della terra secca. Ottimo, però devi essere molto più veloce di così, perché qua va a finire male. Guarda un po', questa è tutta roba che ci è arrivata. Abbiamo trovato un rifornimento epico con una testa di drago. Wow, ma questo è veramente buono, eh. Wow. Porca miseria, è iper rifornimento questo. Ok, ma non c'è tempo da perdere. Allora, se vogliamo sopravvivere qua, bisogna fare tutto e velocemente. Prima di tutto, prendere il legno. Prima di ogni cosa, il legno è stupido. Il legno, ma quanto sei esperto? Molto esperto, sono uno bravo. Io ho imparato a scuola di espertudine di ladri. L'ho a scuola di esperto. Più esperto di così si muore. Di sopravvivenza, non di ladri. Com'è possibile? Chico, però ho bisogno del tuo aiuto, perché io non è che ho voglia di stare a tagliare gli alberi uno a uno così. Li taglio io, guarda, ci penso io. Dimmi cosa fare, ci penso. Occupati delle fronde, rimuovile tutte in un colpo, vai. Vai, io come posso aiutarti, Lion? Ecco qua. Bravissimo, fatto, bravissimo. Il bello. Lo metto subito. Ok, e io mi occupo di farne un altro ancora. Efficienza così. Al massimo. Taglio io se vuoi, taglio tutto. Tagli tutto tu, per favore, tagli tutto. Taglio tutto, via, sopravvivenza al massimo, vai. Ok, anche i fogliami. Buonissimo, vai con le foglie. Ok, ripianta e stai fermo. Basta. Adesso. Non c'è l'altro. No, stai buono. Allora, prima di tutto, crafting table. Dobbiamo essere rapidi, ragazzi, perché come vi ho detto, la notte arrivano miliardi di mostri e lì poi se noi non siamo pronti. È già mezzogiorno.
Siamo fregati. Allora, prima di tutto dobbiamo fare un po' di bastoncelli in questa maniera. E con questo ci facciamo queste cose qua che servono per trovare i bachi da seta. Sai che cos'è un bacco da seta, Anna? Sai un bacco da seta? Certamente, sono quei vermetti che poi fanno la stoffa. Brava, brava, ci serve la stoffa. Allora, Cico, tieni, queste dovrei usarle per raccogliere le fronde da ora in avanti. Tieni, Anna. Fai grazie all'albello. Ok, bello, grazie. Ok, vai, togli. Mamma mia, inizio subito. Fronde, ecco. Bravissimo. Se ti arrivano dei bachi da seta, me lo devi dire subito. Togli anche il legno, rapido devi essere. Più veloce. Veloce, scusa, 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 è tutta efficienza. Ho letto da una guida che usando i sapling si fa altra terra. Lei non devo continuare, ti supplico, basta, ho troppo ansia. Continua, continua, ne serve ancora. Taglia, 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 bene, taglia. Per è molto faticoso, devi saperla questo fatto. Taglia, taglia anche le fronde che ci sono i vermelli. Vai, vai, vai. Mi si è rotto l'occecino. Un vermello. Lion, è il primo vermello che abbiamo trovato questo, tienilo. Ok, grazie, però devi tagliare ancora, ce ne sono altre. Forza. Che ci facciamo con i vermelli, scusa? Come si fa adesso? Allora, adesso ci dividiamo i compiti perché bisogna iniziare a spartirsi le cose. Guarda. Dimmi. L'ha presa lui? La mela? No, non voglio guardare, non voglio guardare, non ho preso niente, ragazzi. Io condivido tutto. Non del ho preso primo niente. Cibo, ragazzi, del primo cibo. Allora, ascoltami bene, signorino. Prima di tutto, togli questa roba che c'è qua sopra. Seconda cosa, pianterai un altro sapling. Ce l'hai a proposito, sì, l'altro sì, sapling? Ce ne ho tantissimi, okay. Poi ne vuoi tutti. Se vuoi te li do tutti, No, tienili pure tu. Intanto io pianto questo e ci metto. Questo non lo devi toccare perché dentro ci mettiamo il nostro bacco da seta. Quello che devi fare invece, vedete che ha contagiato le foglie. È diventato grigino. Sì. Adesso, però, tu devi togliere quella roba che c'è là sopra. Immediatamente. Sì, posso salire con questo, ti prego, è l'unica cosa che posso fare, okay, puoi fare quello che vuoi, però dopodiché devi crearmi dei tavolini. Non farti prendere dall'impazzimento del deserto, perché può succedere che l'impazzimento ti prenda. Guarda, io inizio a vedere i miraggi alla fine per tutti, esatto. Te lo dico. E poi mi farai i tavolini che ci servono, sai, quelli da sopravvivenza, no? I tavolini quelli speciali. Quelli li conosco benissimo, ho visto una guida ottimo, per i tavolini ottimo, da sopravvivenza ottimo. Invece io e te, Anna, dobbiamo fare dell'altro, quindi segui i miei aiutarti? Passi. Cosa posso fare? Affidami un compito, ti prego, altrimenti per la sete svengo, ti prego. Allora, te lo do io subito un compito. Dunque, vedi, Anna, con questo strumento qui, che se io mi ricordo come si fa lo strumento qui, perché sono un pochino uno stupido a quanto sembra, non mi ricordo come si fa il martello. Il mio addestramento da Boy Scout mi è tornato alla mente. Mi ha ricordo funzionato? Mi ricordo. Eccolo qua. Due martelli. Allora, tu, i tavolini. Noi, Anna, sì, vieni sì, con sì, me. Sto veloce. Facendo. Cosa dobbiamo fare con i martelli? Allora, tieni questo qui e io prendo l'altro. Oh, aspetta, mi è arrivata una notifica. Una notifica, aspetta. Mi è arrivato qualcosina. Cioè, oh, abbiamo un nuovo rifornimento. Aspetta, che ti do qualcosa. Assurdo, finalmente, vai, acqua, ti supero. Guarda qui, abbiamo questa roba qui che non so che cosa sia. Questi servono a Cico per i tavolini da sopravvivenza. E del legno. Ok, prendi tutto, Cico, vai a mettere i tavolini dentro. E io e te, Anna, vieni, Anna, svegliati però, rapida. Dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare? Allora, io e te dobbiamo prendere la sabbia. Siccome ci serve da pestarla molto, la sabbia deve essere completamente fine. Quindi la dobbiamo prendere a martellate, la sabbia, ok? Vedi va che bene, mi viene metto fuori qui così. Vicino a te e lo faccio anch'io. Ok, e ci serve anche, oltre la sabbia a martellate, che ovviamente questa qui è super importante, tra l'altro è anche la risorsa di cui ne abbiamo di più qui nel deserto, no, Anna? Pieno. E quella è l'unica cosa che non ci manca. Ma che ci serve, scusa, la sabbia pestata? Poi te lo vedrai. Sto facendo tutte cose che ci permetteranno di filtrare l'acqua dai cactus. Cactus ovunque ci sono. Sì, per favore, l'acqua ci serve assolutamente. Ce ne serve tanta pure. E pensa, anche la terra riusciremo a fare sempre dai cactus, quindi stai tranquilla. Però c'è purtroppo un altro piccolo problema. I martelli di legno durano pochissimo, quindi praticamente sono già finiti. E mi si è quasi rotto anche il mio, infatti. Però abbiamo abbastanza spiaggetta, abbiamo abbastanza polverina, quindi puoi venire via, Anna. Basta così. Questi sto posti... venendo via. Mi è arrivata anche una nuova notifica con un nuovo rifornimento. Ottimo, perché stiamo andando benissimo. Siamo molto forti. L'unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è che siamo già a mezzogiorno, quindi tra non troppo tempo potrebbe succedere il peggio. Questo vuol dire che dobbiamo iniziare a prepararci seriamente, Anna. Cosa hai trovato? E cosa dobbiamo fare? Nel rifornimento cosa hai trovato? Sto controllando un attimo, sto guardando tutte le varie notifiche che mi sono arrivate. E che cosa hai trovato dentro? Qualche cosa di buono, qualche cibo, qualche acqua, qualche cibaria? Niente. Come niente? Niente di niente. Ma non come lo niente? So, era solamente una notifica senza niente. A volte arrivano delle notifiche inutili, pensa te. Siamo morti, dai, io ho troppa sete, veramente. Non bevo da tipo 20 anni, ti supplico. Allora, aspettate. L'acqua ce l'abbiamo, però sarebbe veramente uno spreco prenderla adesso. Cioè, non possiamo permetterci di berla ora, consumarla così. I cactus! No. Forza, venite dentro. Allora, i tavolini me li hai piazzati qui, hai fatto sono bene, tutti sei stato belli, bravo. Belli, guardali, eccoli qua. Con questi potremmo fare degli utensili anche di sabbia, anche di argilla, cioè possiamo creare utensili con qualsiasi funzionano, blocco. Funzionano veramente? Sì, in teoria sì.
Però... ma abbiamo un problema. Tutta questa roba come ci protegge per la notte? Esatto, e questo infatti è il problema grande. E io direi che per risolvere questo problema grande, uno di noi deve andare a raccogliere tanta sabbia. Dobbiamo fare un muro di sabbia. Quindi è l'unica cosa che possiamo fare. Io direi che, Cico, mi sembri in grado, ti faccio qualche pala. Ci penso io, guarda, ci metto due secondi. Se posso, se trovo l'acqua, posso berla. No, subito, no, assolutamente, okay? Ma non ne trovi, tanto siamo nel deserto, cosa vuoi trovare? Infatti, cosa c'è in ma miraggio? Sei sicuro che la sabbia regge per la notte? Vado subito. Io vado con Cico, tu Anna rimani qui a casa invece e... la polvere di sabbia che ci faccio? Te la guardi, guardala, è molto bella. Parlaci, è bella, anche. Sì, sì. Parlaci. Ma come qui... parlaci? È pazzisce tutta nel deserto, Ma tu non hai mai visto tipo quelli che si perdono su un'isola deserta? Hanno sempre un amico immaginario. Potremmo avere un cactus noi come amico immaginario. No, sono fatti con i cocomeri, con i cocchi. Sono sicurissimo. Ok, allora, mentre tu raccogli la sabbia, io raccolgo i cactus. Raccogline tanta di sabbia, bravo. Ma ne prendo quante ne vuoi, quante ne vuoi. Ma ne prendo tutta quella che vuoi. Ma sei un palista nato. Oh, che palista. Hai visto? Io sono un massimo esperto di palazioni. Cioè, tutte le pale io le uso subito, capito? Ma che in serio? Sei il mastro utensile, Non sapevo però che tu avessi questa cosa. Però non tutte, capito? Quindi è un po' un problema. Non vabbè, sono però hai tanta sabbia. Aspetta, ne ho un'altra io. Quante ne vuoi? Ti do un'altra pala, prendi altra sabbia, Skatsktus, tieni. Dammi subito, vai. Vai, Skatsktus, Skatsktus. Io invece prendo altro Skatsktus, che ce ne serve tantissimo anche di questo. Lo sai, col Skatsktus si possono fare, si può fare l'acqua, si può estrarre da bere. Eh sì, ma dalle piante grasse. Quanti Skatsktus servono per un bicchiere d'acqua? Tipo 50, immagino. Questa è una domanda quasi filosofica comunque, Quanti Skatsktus, quanti uomini servono per raggiungere la pace nel mondo? Chi può dirlo? Quanti Skatsktus per fare un bicchiere d'acqua? Io sto avendo un esperimento. Sto per avere un esperimento. No, uno svenimento d'acqua. No, non avere nessuno svenimento. Esci da lì perché basta così, ok? Hai okay, preso grazie abbastanza. Che sto scavando troppo e sono provato troppo, poi svengo. Dammi tutta la sabbia che hai raccolto, mio piccolo amico Skatsktus. È tantissima, tieni tutta questa. Bravo, bravo. Adesso andiamo a fare il muro, perché secondo me questo è fondamentale. Se non lo facciamo va a finire inizia male. Inizia ad andare, io vado un po' piano che mi sto per svenire. Tu vai, vai. Ma stai così male, veramente? Tu vai, tranquillo. Lì ci arrivo, lì ci arrivo. Fidati di no, me, non vai. Voglio che muori di sette. Se stai morendo di sette, dimmi la verità. Morendo. Sto morendo di sete. Dai, di brutto, bevi, grazie. bevi. Mi spieghi, perché noi altri abbiamo ancora tanta sete. Tu invece. Ti spiego. Guarda, secondo me se scavi tanto la sete. Allora, fa... secondo capito? Me sei pregato di non fare il dromedario, perché adesso te l'ho data, non succederà più, lo sai. Ridammi la boccetta prima di tutto. Basta, ridammi. Guarda, te la do vuota e sarà l'ultima acqua che berrò in tutta la mia vita. Cioè, entro adesso. Ecco. No, entro sempre, perché io a te acqua entro non credo sempre, più. Basta, cioè, questa basta, è l'ultima basta, acqua basta. Che ricevi tu. Ma non ne avrai più. Bisogna dosare le cose nel deserto. L'acqua è più importante di tutto nel deserto, no? E soprattutto quando capitano persone come te che non dosano, bisogna dosarli a forza. Adesso levati dalle mie palle immediatamente. Me ne vado subito via dentro, che ciao. Devo sistemare qua prima che arrivi la notte, che altrimenti qua siamo spacciati. Io ti posso dare spacciati. Una mano in qualche modo? Sì, Anna, vieni. Allora, ti do questa sabbia qui e mi aiuti dall'altra, guarda, dall'altra parte, ok? Davanti da questa alla... parte qui dal muso dell'aereo? Sì, non troppo grande, parti da lì, guarda, parti da lì dove sei adesso, perché altrimenti non riusciamo. Non c'è tanto tempo, Cico, vieni anche tu, va, che qua. Dammi, fatti aiuto anch'io, ho finito tutto, vai. Ah, finiamo male. Mi stai mettendo ansia come parli, Ho capito che siamo nella cacca okay, fino al collo, però. Ok, bisogna concentrarsi, nel deserto bisogna concentrarsi, giusto? Devo smettere di avere ansia. Bravo, smetti di avere ansia qua, da qui in poi lo farei di due, così risparmiamo sabbia, invece inizio di... Inizio subito, velocemente. Ok, vai sull'aereo tu, vai sull'aereo e dall'aereo la fai, perché possono arrampicarsi i mostri, anche sull'aereo. Quanto quindi... si arrampicano? Come si arrampicano? Si arrampicano sull'aereo. Che stai a fare? Dall'aereo di fare! Dall'aereo! Sull'aereo! Sopra l'aereo! Ah, ok! No, vado sopra l'aereo, scusa! Perché non capisci le cose mai? No, scusami, non capiterò mai più! È nel deserto questo, è l'effetto del deserto! Io lo so che tu non capisci un accidenti! Allora io acqua, te non te ne do più! Non te do più niente! Bicchiere, e mi auguro che tu muoia di sete, perché mi sono rotto le palle! No, perché? È eccessivo così, no! Sta venendo il buio, andate dentro, sparite, veloci! Vai! Vado, ecco qui, dentro. Allora, quando io do un ordine, mi aspetto che venga eseguito subito, Cico. Non dopo 10 minuti, subito, ok? Il deserto mi sta rendendo meno efficiente di quello che già sono, è incredibile. Non sei molto efficiente. L'ansia, scusa, ma tu non ci hai detto da cosa dovremmo proteggerci qui? Te l'ho detto, ci sono gli zombie del deserto, sono molti. Quindi state attenti, perché qua va a finire male. A pizza e fichi. Ma anche tu, per favore, se no alla fine. Stai zitto, non ti voglio sentire più. Ti chiamerò io quando voglio sentirti. Zitto. Ancora stai parlando?
Che odioso, che schifoso e odioso, guarda. L'unica cosa che sa fare è bere l'acqua. Ecco che arrivano i mostri, ecco, lo sapevo. Guarda te, la fine dei tempi è arrivata. Guarda, il deserto, dicevano. Vai nel deserto, vai alle Bahamas, che ti diverti alle Bahamas. Sì, un divertimento, guarda, assurdo. Mi sto divertendo proprio tantissimo alle Bahamas. Lion, vieni dentro in pieno. Poi con le persone giuste anche, quando vai con le persone giuste in vacanza, anche se ti succede il peggio, dicono che ti diverti lo stesso, lo vedo quanto mi sto divertendo lo stesso io. Mi sto proprio divertendo lo stesso, un casino. Apri il muro, basta, voglio tornare a casa, apri il muro, ce Cico, lo apro io, Cosa c'hai? Cosa lo ti è successo? No, voglio Cico, tornare a casa, non voglio Cico, no, basta, rompe il muro, No, voglio uscire da qui. Stai zitto. Aprimi subito. No, allora, ascoltami bene. Allora facciamo così, guarda. Sono il tuo maestro e padrone, Cico, mi riconosci? Finalmente sei arrivato, maestro. Cosa devo fare? Allora, io non ci voglio stare qui. Devi stare tranquillo, perché questo deserto è una prova per la tua anima. Se riesci a superarlo, tu, Cico, e solo tu, diventerai il più grosso di tutti gli avventurieri. E tu vuoi esserlo. Questo è il tuo momento, Cico. Voglio esserlo di brutto. Fai ciò che ti dice Lion e sarai eletto. È la mia guida, lui? Lui è la tua guida. Che succede qua fuori? Dai, zitta, lo farò subito. È impazzito, ma è normale. Il deserto fa impazzire. Un colpo di sole. È arrivata una notifica, però è arrivata una notifica con dei rifornimenti. Perfetto, vedi, va tutto bene, Cico, hai visto? Vedi, va tutto bene, tranquillo, c'è arrivata, guarda un po' che bello. Un pezzo di terra secca e della bombial. Wow, guarda che gentili che sono questi dei rifornimenti, Beh, almeno possiamo piantare un altro alberello. Più alberi, più ossigeno, più verde. Abbiamo altri vermi, Cico, per caso? Quelli del... No, devo romperli. Ma qua è pieno di vermi. Non toccare vermi. Nulla. Dopo non mi ci permetto neanche. Ma che si trasferiscono in questo nuovo... Guarda, si stanno trasferendo nell'altro. Ottimo, ottimo, fantastico. Stanno attaccando. Bravi vermi. Ma c'è di più. Guardate qui che cosa abbiamo. Terra fresca, terra vergine. Questa è più bella di quella di prima. Mettici le mani dentro, Anna. Senti, odorala. Senti quando... Snusala. Sento quasi l'odore della pioggia. Senti. Sì. Fresca terra. Questa viene direttamente da un cactus. Terra di cactus pregiata. Poi ne facciamo dell'altra, perché abbiamo altri cactus. E adesso, appena i mostri saranno, diciamo così, spariti, cosa ma che... quanti sono? Non spariscono mai. Sembra ma che non vogliono farlo. Il giorno, perché sono tutti qua? Ma perché ovviamente questi sono zombie del deserto. Pensate che abbiano paura di un po' di sole? No, il sole fa paura a noi. Lì, cattivo, infame il sole. Schifezza. Ma che fa così che non crescono più gli alberi poi? Non glielo dire. Non è vero, sto scherzando, signor sole. Non ci punisca, la prego. Abbiamo anche dell'altra acqua. Purtroppo l'acqua, diciamo così, va razionata benissimo, perché una bottiglietta d'acqua, solo una bottiglietta d'acqua, corrisponde esattamente a 1, 2, 3 e 4 cactus. Ma quanto costa? No, non va bene però, è così. Quindi abbiamo bisogno di moltissima acqua per i cactus. Coltivare i cactus comunque. Esatto, si chiamano cactus, Anna, aggiornati. Oh, c'ho un'idea gigantesca. Sì, ascolta, dimmi, li coltiviamo tutto. Mettendoli sulla parte più alta del muro. Così neanche possono scavalcare. È una buona idea. No, si riesce. Allora, dobbiamo anche pulire un po', perché questo posto sarà la nostra casa per i mesi a venire, finché qualcuno non decide di venirci a prendere invece di mandarci i rifornimenti di terra. Ma ci serviranno? Infatti, dimmi questo almeno, sommolaio, ti prego. Non te lo so dire, sommo Cico, non te lo so dire l'idea per il momento. L'idea geniale. Prendiamo dei sassi e scriviamo S. Quello servirà sicuramente un casino, comunque. Meno male che ci sei tu, Wow. Grande. O brava. Anche con i cactus. Con i cactus, guarda, attirerà un sacco di persone, soprattutto. Vabbè, mi ricordo anche che c'era il modo di assorbire, eccola qui, l'acqua dalla terra. Però questa acqua dalla terra qui non è buona, perché è tossica, cioè velenosa quasi. Posso provarla? No, assolutamente no, ti fa male, viene la cagarella. Okay, poi non la voglio, infatti. Caghi tutto in giro, preferisco evitare. Poi ti dobbiamo buttare fuori, perché qui niente pupù, Non si può Però facendo quest'acqua sporca, dovrebbe averci dato qualcosa nella cosa delle missioni? Puoi controllare magari, vedi un po'? No, non mi risulta, Nessun rifornimento incoming? No, forse abbiamo troppi pochi bidoni. Può essere, dobbiamo fare altri bidoni. Questi qui, Anna, questi qua barili. Sì, questi bidoni qua, questi barili qui. Faccio un altro barile, che questi giustamente servono per fare la terra. La terra è la madre di tutte le ricchezze, Cico, tu lo sai qui bene, non no? Ce n'è neanche, quindi qui c'è la sabbia, secondo te cos'è? Non è la madre, no, cos'è? È la nonna di tutte le ricchezze, perché la sabbia viene dove la terra non c'è più, capito? Quindi noi siamo ancora più ricchi della terra. È ciò che resta della terra. Come siamo messi adesso, Anna? Abbiamo diritto a qualche rifornimento con queste avanzamenti? Ne servono di più, almeno 4, credo. Lo faccio io se vuoi, non lo so. Ma di questi barili qui per i cactus? Di questi barili qua, questi qui.
Ok, allora Cicco, ti do un incarico se permetti. Guarda, siccome questi signori stanno rompendo le balle in una maniera che non ti dico, e devo pestare, ti faccio una spada perché veramente non se ne può più, eh. Cioè, io ti giuro, sto per sbroccare. Ma se finisce male, che succede con me? Non te lo so dire. Però ben presto dovremo anche fare le armi con questi tavolini da sopravvivente. Questi qua sono dei Boy Scout e lì si possono fare, come vi ho detto, le armi di argilla. Insomma, sono migliori sicuramente. Però già per il momento, guarda, scusa, mi sa che... Ma con cosa le facciamo, no? Cioè, secondo te sono abbastanza per sti cosi? Certo, certo, certo. Questi qua muoiono facilmente. Cioè, sono dei cani. Non stanno morendo, non stanno morendo. Vabbè, sono... Dai, cioè, muoiono facilmente, comunque. Sì, guarda, sono morti. Quasi morti. Cioè, un altro po' mi si rompe la spada prima e muoiono loro, però... Vabbè, l'importante è che non possono girarsi e rispondere agli attacchi. Magari no? Saltano adesso, cioè si arrabbiano un attimo. No, non sembra che siano in grado di fare, però... E aiuta a pugni, magari, qua, ecco. Aiutami un po', Anna, vieni un po' anche tu, perché siamo questi... protetti? Ah, protetti, siamo protetti. Vieni a dare una mano, addormita. Vieni un po'. Con cosa? Con un martello? Ah, pugni, come ti pare, basta che picchi. Ecco, stanno finendo, vai. Vai, vai, meniamo, meniamo. Oh, hai visto? Ecco, tutti morti, sì. Il problema è che ci sono anche dall'altra quanta parte roba dell'aereo qua. Sono tantissima roba, però. Sì, molte cose buone, eh. Esperienza solidificata, un lingotto di ferro addirittura. Questa è roba dell'altro mondo. Beh, io direi che per il momento abbiamo fatto parecchio. Non so se questo deserto ci risparmierà la vita o se deciderà di farla finita per noi, però per ora is looking good, my friends.